Quelli che tenevano in custodia Gesù lo schernivano, percuotendolo, e dopo averlo bendato gli davano degli schiaffi domandandogli «Indovina chi ti ha percosso?» e molte altre cose, bestemmiando, vomitavano contro di lui. Appena fattosi giorno, subito al mattino, si radunarono gli anziani del popolo, i principi dei sacerdoti e gli scribi con tutto il sinedrio e tennero consiglio contro Gesù per condannarlo a morte. Presentano pertanto Gesù dinanzi alla loro assemblea e gli domandano: Sei tu il Cristo? Diccelo. Egli rispose loro: Se ve lo dico, non mi credete; e se anche vi interrogassi, non mi rispondereste. Ma d'ora in poi il Figlio dell'uomo sarà seduto alla destra della potenza di Dio. Allora gli domandarono tutti: Tu sei dunque il Figlio di Dio? Rispose loro: Voi stessi dite che io lo sono. Ma quelli esclamarono, che bisogno abbiamo ancora di testimoni? L'abbiamo sentito noi stessi dalla sua bocca. Alzatasi pertanto tutta l'assemblea e legato Gesù, lo condussero al governatore Ponzio Pilato. Allora Giuda, che l'aveva tradito, vedendo che Gesù era stato condannato, vinto dal rimorso, riportò i trenta danari ai principi dei sacerdoti e agli anziani, dicendo, ho oh peccato, ho tradito il sangue innocente. Ma quelli dissero, che ce ne importa? Pensaci tu. Ed egli gettate le monete nel tempio si allontanò e andò ad impiccarsi. Ma i principi dei sacerdoti, raccolte le monete d'argento, dissero, non è lecito metterle nel tesoro del tempio, perché sono prezzo di sangue. E tenuto consiglio, comprarono con quel denaro il campo del vasaio per seppellirvi i forestieri. Per questo quel campo è chiamato Aceldama, cioè Campo del Sangue, fino al di d'oggi. Così si adempì quello che fu detto dal profeta Geremia. E presero i trenta danari d'argento, prezzo del venduto, mercanteggiato dai figli di Israele, e li spesero nel campo del vasaio, come stabilì con me il Signore.